Allora, abbiamo avuto modo di vedere nell'ultima lezione l'analisi conformazionale delle molecole, sia cicliche che lineari, e abbiamo sottolineato come il computer oggi e la chimica organica moderna analizzano una molecola e ti dicono quella molecola sta in quella conformazione, non solo tenendo presente ovviamente tutte quelle che sono le sterical hindrance, cioè le pressioni steriche, le grandezze dei gruppi grossi che si potrebbero respingere tra di loro fisicamente, e quindi questo produrre delle rotazioni attorno a legami semplici, ma anche rotazioni prodotte attorno ai legami semplici e quindi scelta di opportuni conformeri tra tutte le conformazioni che ci sono, riguardo tenendo conto delle sovrapposizioni che noi quando scriviamo le molecole non le vediamo, quindi sono invisibili, ma che ci sono, tra orbitali di legame pieni e orbitali di antilegame vuoti, che ovviamente alla fine permetterebbero agli elettroni di stare nel largo e quindi di abbassare l'energia del sistema. Le informazioni importanti sono quelle, per esempio, che vengono da molecole che quindi hanno la capacità di scegliere tra i diversi conformeri solamente due, tre, quattro, una sola situazione. Ogni situazione corrisponde ad una informazione. Quindi molecole che hanno rigidità conformazionale sovente sono molecole che hanno un contenuto di informazioni che può essere passato chimicamente ad altre molecole. Una reazione chimica deve essere vista da questo punto di vista entropico come un linguaggio, come qualcuno che parla a qualcun altro, dove l'informazione è un'informazione, noi la vediamo geometricamente da un punto di vista strutturale, una molecola che cambia forma per diventare un'altra cosa, è una informazione. Non è che vi sto qui a dire l'informazione è legata all'entropia, l'entropia è legata alla superficie delle cose di cui noi vogliamo calcolare l'ordine o il disordine, cioè l'entropia. L'entropia da un punto di vista informazionale cambiata di segno è informazione. Quando queste superfici quindi si muovono nello spazio della reazione chimica sono masse spazio-temporali che contengono informazioni che passano da una parte all'altra e si spandono con la legge fondamentale che è il secondo principio della termodinamica: l'entropia aumenta sempre, che siccome l'entropia sappiamo che è un disordine col segno meno, cioè è un ordine, questo vuol dire che l'informazione del sistema universo aumenta sempre fino ad arrivare al massimo valore, che per il nostro semiuniverso è zero. Semiuniverso, questo è il punto fondamentale che ora un po' oggi viene fuori, forse una, chiamiamola lezione, un po' strana, perché passare da quello che abbiamo detto, e cioè l'analisi conformazionale delle molecole all'analisi configurazionale delle molecole, vuol dire passare dalle conformazioni alle configurazioni e parlare di quest'altra isomeria, l'isomeria configurazionale, che prevede di comprendere come è fatto il fenomeno dell'attività ottica e prevede anche di dare un'ipotetica struttura a tutto l'universo. Nei libri che parlano di questa cosa c'è un capitolo in cui c'è scritto semplicemente l'isomeria configurazionale è legata al fatto che due molecole configurazioni
abbiano la caratteristica, queste due molecole, di avere quegli elementi di simmetria tali, si parla di simmetria, vedete, per cui una delle due molecole girerà il piano della luce polarizzata in senso orario di una certa quantità, l'altro girerà della stessa quantità ma in senso antiorario della luce polarizzata. Fine. Da lì poi tutte le definizioni, tutti gli esempi, tutti gli esercizi, tutto quello che ti pare. Non c'è un cane che ti dica perché. E ci deve essere un motivo perché non c'è un cane che ti dica perché. Perché non c'è un cane che lo sa. Ma allora perché non ce lo scrivi sul libro? Non sappiamo perché succede. Perché la gente si tira delle seghe mentali su questa cosa qui. E invece una delle cose fondamentali del modello galileiano è dire: ho capito il modello galileiano perché ne conosco i limiti. Se no, il modello galileiano non si è capito. Quindi lo scienziato non deve fare il prete, cioè sappiamo tutto e quello che non sappiamo c'è Dio che provvede. No, sappiamo fino a qui e poi ci sono delle problematiche gravi. Gravi, gravi. Allora, questa è l'entrée, diciamo così. Prendiamo due molecole. Guardate che dietro questo problema dell'isomeria configurazionale c'è il fenomeno della vita nell'universo. Prendiamo una molecola, questa. Vedi, questo è un atomo di carbonio. È un atomo di carbonio che, essendo tetraedrico, è legato a quattro cose diverse, identificate con quattro pallette diverse di colori differenti. Angoli di 109 rotti gradi, è un tetraedro più o meno perfetto. Non sarà così nella realtà perché se questi sostituenti sono diversi ci sarà più o meno repulsione tra di loro, quindi non ci sarà proprio precisione, ma facciamo finta per un attimo che questo sia un tetraedro perfetto. È legato a quattro cose diverse. Bene, prendo questa molecola e la metto qui. Prendo quest'altra molecola, un altro atomo di carbonio legato a quattro cose diverse. Sono le stesse quattro cose diverse di questo signore qua. Quindi queste due cose sono uguali. Te pare? Ma che uguali? Te sembra a te uguali. Allora, cosa vuol dire concetto di uguaglianza? In matematica. E che differenza c'è tra concetto di uguaglianza e il concetto di identità? Sembra una cazzata, no? Allora, due cose uguali sono due cose che sembrano così, vedi? Sono uguali. Beh, in realtà due cose uguali sono due cose, ogni cosa si può esprimere con la matematica, quindi 2 più 2 fa 4. 8 diviso 2 fa 4, le due equazioni danno un risultato uguale. Quello vuol dire uguale in matematica. Ma le due equazioni sono diverse perché una era una somma e un'altra era una divisione. Quindi è il risultato che è uguale. Quando due cose sono identiche, sostanzialmente in matematica si definirebbero identiche se anche le equazioni che danno origine al loro risultato uguale sono identiche. In questo contesto, da un punto di vista di filosofia della scienza, due cose identiche non esistono, esiste una cosa sola. Quindi il concetto di identità prevede che non ci siano due cose, ce ne sia una. Da un punto di vista geometrico, guardate che sono delle cazzate incredibili, però qualcuno nella vita ve lo deve dire. Perché sennò si fa confusione quando si parla di uguaglianza e di identità. Allora, tenete presente questo fatto. L'apparenza inganna. L'apparenza inganna. Queste due cose sembrano uguali, però una gira il piano della luce polarizzata a destra e l'altra lo gira a sinistra, della stessa quantità. Porca puttana, ma non sono uguali. Dice uno perché lo tengo nella mano destra e l'altro lo tengo nella mano sinistra? No, faccio il contrario. Ma questo girerà sempre il piano della luce polarizzata come lo girava di qua, non è cambiato niente, per carità. Proviamo a fare una cosa geometricamente: quando è che due cose sono uguali? Quando è che due cose sono identiche?
Bravo, allora supponiamole, vai, mettiamocele qui, una sopra l'altra. Vedi, paletta celestina con la paletta celestina, questa scura con questa scura, però sono fregato perché le altre due palette non riusciamo a sovrapporle. Posso fare tutti gli sforzi che voglio, ma non si può, non ce la faccio. Sono due cose che sembravano uguali, ma sono diverse, non si sovrappongono. Però queste due cose hanno una caratteristica. Se io le metto una qui e ne metto un'altra qui, così, davanti, tra di loro, così, ecco, non aspetta che ce le devo mettere giuste, così, vedi che nel mezzo è come se ci fosse uno specchio e questa cosa qui si sta specchiando in questa cosa qua. Si specchiano, vedi? È incredibile, si specchiano. Queste due cose sono una l'immagine speculare dell'altra. Tirate fuori dallo specchio e sovrapposte non si sovrappongono. Porca puttana. Facciamo una prova. Mi fai fare un cambiamento. Prendo la palletta, questa qui chiara, la stacco, prendo la palletta rotonda, che di solito è un atomo di idrogeno, e le cambio di posizione. Avrei potuto fare qualsiasi cambiamento, ne ho scelti due a caso. Ridiamo un po' un'occhiata alla situazione. Questo lo metto qui, devo cercare di fare l'immagine speculare. Porca puttana, non ci sono. A Piero Angela, chissà come gli vengono bene queste cose. Non sono più un'immagine speculare. Ma come prima erano diverse. E l'immagine speculare mi diceva, io sono l'immagine speculare, numero uno, numero due. Ora vediamo un po' se si sovrappongono. Allora proviamo a sovrapporle. Due pallette, una qui, una qui. Oh, ma anche le altre si sovrappongono. Allora queste due molecole qui, questa e questa, in questo istante, sono la stessa molecola, sono identiche, cioè sono la stessa molecola, non sono due molecole diverse, sono la stessa molecola perché le ho sovrapposte una all'altra, le ho sovrapposte, è come se ci fosse, se esistesse una molecola sola. Però non sono più una l'immagine speculare dell'altra. Allora, questo concetto qua è un concetto fondamentale perché prevede che fisicamente noi si capisca che cosa vuol dire immagine speculare e si capisca una cosa che in matematica si chiama operatore. Chi sono gli operatori? Gli operatori matematici più, meno, per e diviso. Si chiamano così. Ma poi ci sono anche degli operatori geometrici che sono sostanzialmente in tutto l'universo pochi. Come le quattro operazioni, no? Al di là delle quattro operazioni, sì, tu puoi costruire degli operatori ermitiani, lineari, complicati, per cui ci puoi costruire l'equazione di Schrödinger, fare tutto quello che ti pare, benissimo. Però le operazioni fondamentali sono più, meno, per e diviso. Così gli operatori geometrici, la geometria e le operazioni di geometria sono legate alla simmetria. La simmetria è legata all'entropia. L'entropia è legata alla consapevolezza e alla coscienza dell'universo e di quella cosa che te stai analizzando, perché contiene l'informazione. Bene, da questo punto di vista, le operazioni geometriche sostanzialmente sono pochissime. C'è una traslazione. Vedete, c'è un segno più e meno. A seconda che vada in un senso o nell'altro è una traslazione, c'è una rotazione, anche la rotazione apparentemente, ovviamente, c'ha un segno, può girare in senso orario e in senso antiorario, vedi il piano luce polarizzata, noi parlavamo di quello, poi vediamo cos'è il piano della luce polarizzata perché ci facciamo quattro risate sul piano della luce polarizzata. Quindi rotazione, traslazione, cambiamento di dimensione, a secondo che te una cosa la butti più in basso, diventa più grossa, la metti più in alto, diventa più piccola, su questo che è l'asse ideico dell'energia, mentre questo è l'asse dello spazio e l'asse del tempo, non c'è altro nell'universo, non c'è altro. E ti hai tre cose fondamentali.
un cambiamento di dimensione, una rotazione e una traslazione. Se te metti insieme queste cose e fai fare a un oggetto una traslazione, una rotazione e un cambiamento di dimensione in modo opportuno, tu ottieni un'altra cosa, l'immagine speculare. L'immagine speculare è quindi un processo di riflessione che segue delle regole precise, per cui tu parti da una molecola, la rifletti in un certo modo attorno a un centro di inversione e ottieni l'immagine speculare. L'immagine speculare è quindi in realtà la somma di tre operatori geometrici che se sommati insieme ti danno l'operatore geometrico base. Dentro questo concetto c'è un concetto fondamentale che regola tutto l'universo. Voi non ve ne siete mai accorti, ma il vostro computer, quando fa le operazioni di CAD e di movimento degli oggetti che costruite, c'ha solo queste 3-4 regole: traslazione, rotazione, cambiamento di dimensione e specularità. Fine. Con quello c'hai tutto l'universo. Pensa, l'universo spiegato in 4 banali operazioni, di cui le prime 3 sommate insieme danno la quarta. Questo c'è scritto anche nel mito. C'è scritto nel mito, pensate, nel mito c'è scritto questo. Nel mito c'è scritto questo. È come se noi volessimo dire 3n più 1. Queste sono le cose. Se io penso che n è un numero quantico che va da 0 a quello che vi pare e che rappresenta un po' la coscienza umana, se io credo che le operazioni fondamentali siano sostanzialmente 3, credo anche che n sia uguale a 1. 3 per 1, 3 più 1, 4. Quindi ho fatto le tre operazioni, traslazione, rotazione, cambiamento di dimensione, e ce n'è un'altra, più 1, 4, cioè piano di inversione. Questo più 1 è sempre quel più 1 che ti contiene tutte le informazioni del gruppo 3n. È una cosa geometrica, è una cosa degli, gli antichi parlavano di archetipi. Che cosa sono gli archetipi? Archetipo è l'idea prima, la prima idea originata. Dietro questa idea originata non c'è altro, semmai ci sono altre idee che si originano dalle idee prime. Quante sono le idee prime? E allora si scopre che nel mito c'è scritto che le idee prime sostanzialmente sono 3n più 1, cioè c'è un numero di idee più ce n'è una che contiene tutte le altre. Facciamo un conto semplice per farvi capire qual è la filosoficamente importante informazione che c'è qui dietro. Se n è uguale a 7, 7 è un numero, è un numero simbolico. Noi potremmo dire, beh, c'è questa popolazione che pensa che i gradi di libertà della materia siano 7, 7 perché sono tre assi di spazio, lunghezza, larghezza, altezza, e tre assi del tempo, il tempo che va in una direzione, in un'altra direzione, in un'altra direzione. L'idea della freccia del tempo è un'idea malsana che è venuta negli anni 40, negli anni 40. Più una dell'energia, 3 più 3, 6, più una 7. 7 per 3, 21, più 1, 22. 21, 21 i tarocchi, 21 le lettere dell'alfabeto ebraico, più 22. Il tarocco che è identificato come il matto, cioè quello che contiene tutte le informazioni archetipiche degli altri. 21 più 1, 22. Negli amminoacidi, 21, il 22esimo elemento è il DNA, cioè che in qualche modo le prende tutte. Le lettere dell'alfabeto ebraico, 21, ma poi c'è l'Aleph, quella lettera ebraica che in qualche modo ti tiene conto di tutta la realtà che esiste. C'è tutta la filosofia della gematria dentro, cioè di tutta quella cultura ebraica che vuol far vedere che l'universo è semplicemente una serie di numeri.
voi andate a studiare quello che dice il rabbino Luria in giù e viene fuori il mondo, ma è solo un esempio, è solo un esempio. Se per caso pensate che n sia 21, ecco che 21 più 3 fa un certo numero, 63, che più 1 fa 64, ed entrate nella politica dei Qing, cioè la macchina binaria che serve agli antichi cinesi per capire come è fatto il mondo, sostanzialmente, a spaziale e a temporale. In realtà qui dietro c'è solamente un giochino mentale che è legato al fatto che n è l'idea che tu hai di come è fatto l'universo. Noi siamo in grado di dire che le operazioni fondamentali sono tre: trasposizione, traslazione, cioè rotazione, e aumenta la grandezza delle cose o diminuisce la grandezza delle cose. Quindi, se n è uguale a 1, 3 per 1 fa 3, più 1 fa 4. E a noi con 4 operatori geometrici descriviamo tutto l'universo. E capite bene che mano a mano che si va avanti, l'essere umano tende a far diminuire il numero n. Più sei consapevole di te, più n diventa piccolo. E se n è uguale a 0? 1. Esiste una sola cosa nell'universo, l'unica parametro geometrico, l'unico parametro geometrico che decide tutto l'universo, ed è il piano di simmetria, che già conteneva tutto il resto. Nel mito c'è scritto, nella Genesi 1,24, Dio, beato lui, ha creato l'universo, l'uomo a sua immagine e somiglianza. Nell'idea di immagine e somiglianza, in questo testo, che tra parentesi è un testo anche moderno, perché avrà 1700 anni prima del babbo di Abramo, sostanzialmente è una roba nuova, ma che è di ora, che è di ora praticamente, quindi. Lasciando perdere tutta quella ipotesi che c'è per cui la Bibbia in realtà noi la ritroviamo esattamente scritta nello stesso modo nella valle dell'Indo 12.000 anni prima, ma questo è un altro piccolo problemetto su cui oggi non dobbiamo parlare. Facciamo finta, facciamo finta. Comunque, quello che voglio dire io è che, per esempio, in un altro libro ebraico, il Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah è un libro ebraico che parla della struttura dell'universo. Esistono 23 Aut-Yud, e questi 23 Aut-Yud, scusate, 22 Aut-Yud, che sono gli stampini con cui lo stampatore ha stampato l'essere umano. Cioè, sono 22 operatori, in qualche modo, che hanno permesso allo stampatore, che è Dio, di stampare l'uomo. Ma l'uomo è l'immagine speculare dello stampino. Cioè, in tutte le teorie, ipotesi, quelle che volete voi, c'è questo concetto. Si risale a dei tempi antichissimi, poi noi lo abbiamo simmetrizzato con le regole della geometria. Questo per dire. Ma porca puttana, ma lo sai che esiste il fenomeno dell'attività ottica? Ma lo sai che esiste questo problemino qui? Ma lo sai che questo c'è il concetto del piano di simmetria qui dietro? Ma lo sai che il concetto di piano di simmetria ti dice come è fatto l'universo? Perché se esiste un piano di simmetria, ci deve essere una ragione. Allora, la ragione, prima di andare a vedere cosa c'è qui dietro, perché sennò non si capisce che cos'è l'attività ottica. Allora faccio finta che io sono Dio, tanto mi viene bene. Voglio creare l'universo. Per creare l'universo ho un pallone di reazione con una titolazione. C'ho da una parte due imbuti gocciolatori, nel primo imbuto gocciolatore gocciolo materia, di qua gocciolo l'antimateria e faccio una titolazione atomica. A un certo punto succede qualcosa, non so, Dio, ho un problema, devo andare al gabinetto. Succede qualcosa. Si perde un po' il concetto di quello che sta succedendo e mi sfugge un po' più di materia e un po' meno di antimateria. E cosa succede? Perché dico questo? Dico questo perché questa è un'ipotesi di lavoro, perché noi siamo in questo universo. In questo universo c'è quasi tutto vuoto, po poca materia e pochissima antimateria. E porca puttana, allora l'universo non è simmetrico. C'è un problema di simmetria all'interno dell'universo. Oppure, cosa ha fatto Dio? Mentre faceva la titolazione, si è rotto le palle, ha preso un'ascia e ha diviso il pallone a metà. È chiaro? E beh, allora Dio si può anche rompere le palle. Why not?
In questo contesto metà del pallone è rimasto con una concentrazione superiore di materia e nell'altra parte c'è rimasto un pochino di antimateria in più. Cosa vuol dire questo? Che c'è stato un processo di dissimmetrizzazione durante la creazione dell'universo. Ma guardate che questa è una cosa di una importanza galattica, perché noi che cosa vediamo come chimici studiando queste molecole che hanno questa stranezza? Noi vediamo che fare una molecola che ha pochi elementi di simmetria, oppure che è totalmente asimmetrica, quindi che non possiede nessun elemento di simmetria, è una cosa per noi decisamente complicata. Perché? Perché una cosa asimmetrica che ha nessun elemento di simmetria rispetto a una cosa simmetrica che ha per esempio tutti gli elementi di simmetria ha un contenuto di entropia, ha un contenuto di entropia differente. L'entropia, noi sappiamo che nel nostro universo l'entropia aumenta sempre, quindi bisogna che la roba da non simmetrica diventi simmetrica. È proprio quello che sta facendo l'universo. L'universo si sta simmetrizzando durante l'asse elongato del tempo. Quindi è fondamentale comprendere che se quello che sta succedendo è questo, quello che sta accadendo è che prima l'universo era meno simmetrico di ora. Allora, qui c'è qualcosa che non torna, perché la simmetria è legata ad un concetto di energia. Se l'universo è un sistema in espansione ma chiuso, siamo rovinati perché cambia l'energia, e siccome il sistema è chiuso, per definizione entropica non scambia una mazza con l'esterno, perché l'esterno non c'è. E porca puttana, e allora come si fa? Si fa in un altro modo. Si dice che l'universo è fatto di due semi-universi, uno che sta da una parte del piano e l'altro che sta dall'altra parte del piano, che sono che rappresenta uno specchio. Quindi c'è nell'universo intero, che è un sistema chiuso, due semiuniversi che in qualche modo sono uno, l'immagine speculare dell'altro, immagine speculare che vuol dire CPT, cioè nel tempo, nello spazio e nella carica, secondo la fisica quantistica, quindi non solo posizionalmente, e questi due universi sono tra di loro due sistemi termodinamici isolati. Cioè non è un sistema chiuso dove non c'è scambio né di energia né di materia, è un sistema in cui non c'è scambio di materia, se volete, ma c'è scambio di energia, si direbbe così da un punto di vista termodinamico. Se ciò è vero, il concetto fondamentale entropico di informazione noi lo dobbiamo vedere nel nostro semi-universo, perché noi siamo in una delle due scatole. Queste due scatole, quando fanno qualche cosa, l'altra scatola fa il contrario da un punto di vista di simmetria, per cui tutto il sistema rimane con la stessa simmetria, tutto, ma a noi che siamo in una delle due scatole ci appare che la simmetria cambi. La simmetria è legata all'entropia, l'entropia è legata alla consapevolezza, la consapevolezza di qua aumenta, e questo può succedere anche perché di là, col segno meno, cambia. Questo prevede una cosa fondamentale, che ci sia un universo, questo, in cui il valore dell'entropia diminuisce, aumenta, e di là
un altro universo in cui il valore fa il contrario, cambia di segno. Ma come l'entropia cambia di segno? Ma questo vuol dire che l'energia cambia di segno, cioè vuol dire che c'è dell'energia negativa. È certo, c'è dell'energia negativa. Vi ricordate la prima volta o la seconda che ci siamo visti quando io vi ho detto che metà della fisica era stata cancellata da una radice quadrata portata al quadrato? C'era. Quindi 2 più 2, cioè 2 per 2 fa 4, ma 4 lo fa anche meno 2 per meno 2. Bene, quel 4 lì che veniva da un quadrato, beh, le due soluzioni, una delle due veniva eliminata nella relatività di Einstein, nell'equazione della scatola, della particella della scatola, nell'equazione di Klein-Gordon compare questa radice quadrata, ti elevano tutto al quadrato perché non si può parlare di energia negativa. Ci sono metà di lavori di fisica quantistica che dicono basta, cerchiamo di ragionare anche sull'altra metà dell'universo perché questa c'è. È la realtà che questa metà dell'universo c'è. È chiaro perché ce l'hai sotto gli occhi. Lo vedi che di qua c'è questo problema di simmetria che ci deve essere anche da un'altra parte, se no non tornano i conti. Bene. Che particolarità ha questa molecola per avere questa stranezza? Questa è una molecola che è il fenomeno dell'attività ottica ha a che fare con la ibridazione dell'atomo di carbonio. L'atomo di carbonio è ibridato SP3, quindi ha questa struttura. Se l'atomo di carbonio fosse planare quadrato, non ci sarebbe un piano di simmetria. O meglio, ci sarebbe un piano di simmetria per cui le due molecole sarebbero sovrapponibili sempre. E quindi la loro immagine speculare sarebbe in realtà la stessa cosa. Ma non ci sarebbero due immagini speculari diverse. Le due molecole planari quadrate sarebbero la stessa cosa. Quindi ci sarebbe un solo amminoacido, non due amminoacidi, uno della serie R e l'altro della serie D. E l'altro della serie L, uno che gira il piano luce polarizzato a destra e l'altro che lo gira a sinistra, della stessa quantità. Non ci sarebbero le molecole otticamente attive, che sono le molecole della vita. Perché se di questi due farmaci, che sono diversi, rimetto le cose come stavano prima per farli vedere diversi, se questi due composti chimici, che potrebbero essere due farmaci, che sono diversi, voi invece di prendere questo, prendete quell'altro, come è successo tanti anni fa con l'animesulide, voi morite. Perché mentre il primo è il farmaco, il secondo è un veleno potentissimo. E cazzo, sembravano la stessa cosa. Capisci che è una cosa importante questa qui per la vita, per capire, no? Ora, cerchiamo di capire. Che cos'è che rende questa molecola in grado di interagire con la luce? E poi vedremo che tipo di luce. Perché noi sappiamo, sempre da Piero Angela, che la luce, siccome è venuto uno che si chiamava Einstein e che ha detto che lo spazio-tempo si piega, la luce gira intorno alla buca creata dalla massa di un pianeta che piega lo spazio-tempo e la luce gira. Quindi la luce può girare. Allora, qui la luce gira. E porca puttana, però non c'è la massa di un pianeta. Qui c'erano delle molecolette con dei neutroni, dei protoni, degli elettroni, c'è poca roba. Come fa la luce ad interagire con la massa, visto che il fotone non ha massa? Ma chi cazzo l'ha detto che il fotone non ha massa? Se voi andate in letteratura ci sono 250 lavori, di cui uno che ho scoperto un mese fa, che parla di fenomeni gravitazionali tra due fotoni, che è il massimo, no? Quindi ve lo dico perché qui in questa università siamo ancora al livello che il fotone non ha massa. Vabbè, chi se ne frega? Noi stiamo facendo i chimici, a me sai dei fisici che mi frega. Saranno problemi loro, no? Però c'è qualcosa qui che non torna. Bene, questa molecola da un punto di vista puramente geometrico,
che è l'unica cosa che conta, è la geometria, l'unica, questa molecola qui non ha neanche un elemento di simmetria. Oh, che strano. Allora una molecola per avere una sua immagine speculare, una sua immagine speculare, come questa, che non è sovrapponibile a se stessa, perché non lo è, in nessun modo, non lo è, non è sovrapponibile a se stessa, vedete? Non ce la fa. Ne metto due, uno sopra l'altro, di pallette di colori, ma gli altri due non ci vanno. Quindi questo e questo sono due immagini speculari, sono due cose differenti che devono avere due nomi diversi, uno Giovanni e l'altro Giuseppe, perché uno gira il piano di luce polarizzata a destra e l'altro lo girerà a sinistra. Uno l'immagine speculare dell'altro sono immagini speculari non sovrapponibili perché questo non ha qualcosa a livello simmetrico. Beh, questo non ha nessun elemento di simmetria, questo non ha nessun elemento di simmetria. Su alcuni libri delle scuole medie c'è la più grande cazzata dell'universo, che è la seguente. Qualcuno di voi l'avrà studiato. Un composto otticamente attivo, per esempio fatto di un atomo di carbonio, è dovuto al fatto che l'atomo di carbonio è legato a quattro cose diverse. Una cazzata bestiale. Non è così, lo vedremo fra 5 minuti che non è così. No, è anche così. Perché? Quando? Ora possiamo dare la definizione, perché abbiamo capito che non ci si capisce più nulla. Allora ora sì, diamo la definizione. Cioè qualcuno dice che io faccio del terrorismo chimico. Però il terrorismo chimico serve a mettere la gente nel panico e dire porca puttana, e ora come faccio? Ecco, cioè non farti guidare sempre dalla consapevolezza del docente, usa la tua di consapevolezza, se no torni a casa e non hai imparato. Concetto del tutto fondamentale e generale. Uno deve fare l'acquisizione di consapevolezza. L'acquisizione di consapevolezza è un processo personale, nessuno ti potrà mai aiutare a fare una mazza. Te devi fare tutto da solo nella vita e chiunque tu credi di aiutare un altro o qualcuno ti aiuta, in realtà nell'universo ci sono solo persone che fanno solo per se stessi, dappertutto, con due livelli di consapevolezza diverso. C'è l'egoico che crede di, l'egoico è un po' cattolico, che crede di aiutare l'altro perché vuole andare in paradiso, quindi in realtà sta aiutando se stesso. E c'è invece il consapevole che sta aiutando se stesso sapendo che te e gli altri siete la stessa cosa, esiste una coscienza sola e l'unico modo per mettere a disposizione degli altri in una cassa generale il tuo contributo di consapevolezza è di non fare niente per l'altro. Perché se te l'altro lo aiuti sempre ad avvitare le lampadine, te gli stai facendo il peggiore spregio dell'universo perché lui non imparerà mai ad avvitare una lampadina. Perché tu hai usato la tua consapevolezza per mandare avanti lui. E perché lo hai fatto? Perché ti faceva pena. Sì, ti faceva pena, cioè lo facevi per te, se no questo piangeva e te eri dispiaciuto perché lui piangeva, quindi ti dispiacevi te. Lo fai solo per te sempre le cose, tenete presente, questo, chiusa parentesi. Vedi dentro la chimica che cosa c'è? La struttura dell'universo. E nella struttura dell'universo c'è la coscienza umana. La vera definizione di sostanza otticamente attiva, cioè in grado di interagire con il piano della luce polarizzata, vediamo fra un attimo, piano, luce polarizzata, cosa vuol dire? Il vero motivo è che queste molecole, quelle che hanno questo fenomeno, che subiscono questo fenomeno, è non avere un piano di simmetria. Cioè, questa molecola può avere tutte le informazioni di simmetria che vuoi, tutte, tutto quello che ti pare. Assi di simmetria, rotazioni, incentri, non deve avere un piano di simmetria. Se questa molecola ha un piano di simmetria, la sua immagine speculare è sovrapponibile a se stesso. Quindi non c'è nessuna differenza tra lui e la sua immagine speculare perché essendo sovrapponibili sono la stessa cosa. Se invece questo signore non ha un piano di simmetria,
allora la sua immagine speculare non sarà sovrapponibile con se stesso. E quindi questi due signori, A e la sua immagine speculare, sono due cose diverse. Fisicamente, non avere un piano di simmetria vuol dire predisporsi al fatto che posso interagire con la luce in due modi diversi. È chiaro che questa molecola è otticamente attiva, non c'ha nessun elemento di simmetria, è un atomo di carbonio legato a quattro cose diverse, quindi è otticamente attivo, ma non perché è legato a quattro cose diverse, ma perché non ha un piano di simmetria. Quindi sfatiamo questa bestialità che è scritta sui libri perché non è così. Ovviamente, qualsiasi oggetto che abbia questa caratteristica, cioè non abbia un piano di simmetria, qualsiasi oggetto sarà otticamente attivo. Una elica. Una elica è otticamente attiva, una molla, perché la molla può girare in senso orario o in senso antiorario e non ce l'ha un piano di simmetria. Guarda un po' come è fatto il DNA e cerchiamo di comprendere anche questa stranezza fondamentale. Allora, prima di entrare nel discorso vero e proprio chimico, va detta una cosa importante. Noi abbiamo detto questo, abbiamo capito. E l'abbiamo capito guardando come era fatto l'universo, che se una molecola non ha un piano di simmetria, essa ha una controparte, immagine speculare di sé, che ha delle proprietà ottiche differenti. Vi dico subito che questi due signori si chiamano enantiomeri e sono due isomeri ottici. Enantiomeri sono due isomeri ottici. Che differenza c'è tra il primo e il secondo? Nessuna, tranne una misura, il piano della luce polarizzata. Lui la fa girare a meno 30, quest'altro la fa girare a più 30, della stessa quantità. Lui la fa girare a meno 10, quest'altro la fa girare a più 10, della stessa quantità. Ma per il resto, punto di fusione, punto di ebollizione, peso molecolare, reazioni, reattività, tecnicamente identiche. Sono questi due composti qua, guardate la cosa più importante dell'universo, sono inseparabili. Non se te hai una miscela dei due e fai l'attività ottica sulla miscela dei due, il raggio di luce polarizzata, di cui poi tu misurerai in qualche modo la deviazione, misura mezze volte a destra, gira e mezze volte a sinistra della stessa quantità. Quindi una miscela racema di questi due, si chiama così, miscela racema, è una miscela fatta del 50% di un isomero ottico e del suo enantiomero, avrà potere ottico rotatorio nullo, zero. Se io ho una miscela racema e uno dei due è un farmaco, lo so, e l'altro è un potente veleno, come li separo? Non li separo, neanche a martellate. Non li separo. Non li separo. Perché? Perché se io li separassi da una cosa che ha una simmetria nulla, cioè la miscela delle due, otterrei due miscele con alta dissimmetria. Quindi sarei andato contro il secondo principio della termodinamica. Invece quello che succede è che se io con tanta fatica riesco a ottenere un composto otticamente attivo, lo metto sotto il banco, lo userò fra un mese quando devo fare la reazione con lui, finisce che questo mi si trasforma a metà e metà nel suo enantiomero e quando vado a sovente riprenderlo, il suo potere ottico rotatorio è diventato zero. Spontaneamente, roba otticamente attiva, quindi altamente dissimmetrica, tende a diventare simmetrica. Ma una cosa completamente simmetrica non diventerà mai dissimmetrica. Perché il secondo principio della termodinamica te lo vieta. Dissimmetrico, non asimmetrico.
Cioè asimmetrico vuol dire non c'ha nessun elemento di simmetria, questo. Disimmetrico vuol dire c'hai tutti gli elementi di simmetria che vuoi, però te manca un piano. Se. Quindi non deve essere una molecola totalmente asimmetrica, basta che ti manchi un piano di simmetria. Capite l'importanza del piano di simmetria? Lì dentro c'è la natura dell'universo. Ecco, allora, cosa vuol dire questo? Che cosa implica? Dice, a noi non ce ne può fregare di meno. No, ce ne frega perché qui dentro c'è scritto se esiste Dio o no. E mi sa che è una cosa importante, no? Perché riguarda la nostra consapevolezza. Noi viviamo in un universo che probabilmente è un semi-universo, perché dall'altra parte, con concetti di antientropia, il primo a tirar fuori l'antientropia, cioè l'entropia negativa, è stata Planck. C'è stato Fantapié, un matematico importantissimo in Italia. Ci sono state altre. Schrödinger ha sempre pensato che dovesse esistere un altro universo, che si potesse in qualche modo ragionare anche sull'altra metà dell'universo. Quindi non è un concetto nuovo. E poi, se andate in letteratura, scoprite che ci sono tantissimi lavori che calcolano l'antientropia. Quindi. Non è una cosa nuova, solo che qui, come al solito, in tutti i contesti universitari, questa cosa verrà detta fra 450 anni, quando a noi non ce ne facciamo più di nulla. Allora, invece diciamolo subito, tanto io vado in pensione, non è che mi frega. C'è sempre questo concetto fondamentale, liberatorio. Non mi possono perseguire. E se mi perseguiscono è troppo tardi. Noi viviamo in questo universo in cui abbiamo delle molecole otticamente attive. I nostri amminoacidi hanno questa caratteristica. Sovente gli amminoacidi sono composti che non hanno piani di simmetria e che se noi mangiamo gli amminoacidi di un certo tipo, viviamo. Se mangiamo gli amminoacidi corrispondenti alle immagini speculari di quello che mangiamo normalmente, moriamo. Non vengono identificati dal nostro DNA, non li facciamo. Possono essere anche estremamente pericolosi, così come lo zucchero, i glucosidi. Il glucosio è una molecola otticamente attiva, è una molecola che ha delle caratteristiche speciali. Questa molecola otticamente attiva ha la caratteristica di essere riconosciuta dall'essere umano, mangiata, digerita, trasformata in energia, in calore. E va avanti con lo zucchero, no? L'essere umano. Ma perché te mangi quel glucoside lì, cioè il glucosio, e non mangi quello che ha uno dei tanti centri chirali, perché ce ne ha tanti, il gulosio, diverso, invece del glucosio? Non lo assimili. Magari non ti fa niente. Non lo assimili, ti rimane sullo stomaco, non lo digerisci, lo rifai così come l'hai mangiato, nella migliore delle ipotesi, oppure diventa un veleno. Guardate che qui dentro c'è un concetto sullo sviluppo dell'essere umano. Ma chi gliel'ha detto all'uomo primitivo di mangiarsi quei frutti che contenevano quello e non mangiarsi i frutti che contenevano quell'altro? Perché uno era dolce e l'altro era salato. E gli faceva schifo perché i glucosidi non sono tutti dolci, i dolci ce ne sono uno o due, gli altri sono salati e amari. Quindi dentro di te, da un punto di vista sviluppazionale, se si può dire così in questi termini, l'essere umano, macchina da solo, evolutivamente parlando, è riuscito, per caso se vogliamo, per caso direbbe la scienza, ad andare avanti, sono andati avanti solo quelli che hanno mangiato lo zucchero buono, quelli che hanno mangiato quello cattivo sono morti. Non si sono più replicati. Ma gli scemi sono tantissimi e quindi la probabilità che essi muoiano nel tempo è un pochino più lenta. C'è anche questo discorso statistico di velocità di reazione. Sta di fatto però che o così o pomì, quindi noi abbiamo utilizzato una macchina che avevamo dentro di noi che era non solo il gusto, ma poi utilizzavamo il tatto, la vista, l'udito, come cromatografi, come spettrometri per
riuscire a detectare l'universo molto meglio di un'apparecchiatura che costa 600.000 dollari e che magari abbiamo comprato l'altro giorno in questo dipartimento. Ecco, l'essere umano è qualcosa di estremamente complesso e raffinato. E la vita, quindi, è stata riconosciuta un po' così, a sapore, assaggiandola in qualche modo. È importante questa cosa qui, perché i vostri libri, soprattutto quelli moderni, che si sviliscono di contenuti, per far mantenere un numero di pagine tali che il libro costi di più, riempiono questi libri di cazzate. E tra queste cazzate ti fanno vedere il buco dell'ozono, ti parlano dei delfini, come, che ce frega? Devi capire bene prima questo. No? Devi capire bene prima questa cosa qua. Ma questa cosa qua che vi sto dicendo, come mai non c'è scritta sul libro? Perché è politically incorrect. Se noi siamo fatti in un universo in cui ci sono molecole otticamente attive che hanno dato origine alla vita, una delle molecole otticamente attive l'ha trovata un certo Urey, che è il premio Nobel per la chimica perché ha scoperto il deuterio. E ha studiato anche la meteorite di Murchison, dove dentro ci ha trovato dei cazzo di amminoacidi che venivano da qualche parte, otticamente attivi. Evidentemente è importante questo per sapere che la vita come funziona. E allora all'inizio, che cosa è successo? Prima parlavamo di materia e di antimateria, ma se noi trasliamo questo discorso sulla simmetria, noi dobbiamo fare una reazione, una serie di cose in cui facciamo delle cose e poi le separiamo. E ci sarà un universo da questa parte in cui ci sono, per esempio, più molecole otticamente attive R, o dall'altra parte più molecole otticamente attive S, cioè dell'altra configurazione assoluta, rectus, sinister, dicono così gli americani, ma gli americani il latino non lo sanno, quindi non sanno che non si dice sinister ma si dice levus, ma sono americani. E noi ci siamo costretti a scrivere sinister perché quell'idiota che per la prima volta ha detto sinister, non sapendo il latino perché doveva dire levus, già ha scritto S. E quindi noi questi due signori li chiamiamo rectus e sinister, perché uno gira il piano di luce polarizzato a destra e l'altro della stessa quantità a sinistra. Questa è la cultura o la non cultura di ritorno che ci viene dal popolo americano, che noi non facciamo niente per bloccare, la accettiamo volentieri. Quindi siamo responsabili di questa cosa qua. Dietro questa cosa qui importante c'è che qualcuno o qualcosa deve avere separato una miscela di enantiomeri, racema, in una roba otticamente attiva, una molecola otticamente attiva, da sola. E chi lo ha fatto? Chi è stato il primo, chi è stata la prima causa che ha separato due molecole otticamente attive in miscela racema? Allora, il caso non può essere. Allora esiste Dio. Esiste Dio perché Dio ha fatto questa separazione. Oh, potrebbe essere, no? Un articolo del 1985-86 del Journal Chemical Education parla in questo contesto di questa cosa. Quindi non è un fatto che uno si diverte la mattina, si alza, ha dormito male la notte, ha mangiato la fonduta e stamattina vi racconto queste cose qui. Questa è una cosa importante, perché il chimico è quello che studia la vita, la chimica organica è la chimica della vita, c'è scritto sui libri, e allora cazzo me lo devi spiegare come funziona la vita, chi è che l'ha fatto per la prima volta questa cosa, è fondamentale, perché se no non hai compreso niente, parli di una cosa, come quando si parla della luce, senza saper disegnare un fotone, sei fregato, non sai di che cosa stai parlando. Allora, l'unica possibilità è che il processo sia stato il processo iniziale, un processo di divisione che possa essere accaduto all'inizio solo perché qualcosa ha avuto la necessità di dividersi in due, non in tre. Vedete, un oggetto,
qualunque esso sia, ha solo un'immagine speculare. Non esistono due immagini speculari dello stesso oggetto. Questo vuol dire che all'inizio l'universo è duale, non a caso chi lavora sull'entropia usa i logaritmi in base 2 perché gli semplifica i conti, chi fa il musicista usa i logaritmi in base 2 perché se no il do a 256 è col cazzo che lo ottieni. Ecco, faccio per dire, quindi è importante comprendere questa cosa qui. Perché? Se noi diciamo che è esistito Dio, siamo a posto. Allora Dio ha diviso per la prima volta queste cose. Se noi diciamo che non c'è stato Dio, la fisica dice che deve essere stato il caso. Ma il caso è qualcosa che fisicamente non ha senso. Cioè, perché come esiste il caso, un caso di un certo tipo, esiste anche l'immagine speculare di quel caso. Quindi sostanzialmente non dà adito con tutte le formule che noi possiamo sviluppare a stiracchiate ipotesi di lavoro sul perché ora la vita in questo universo è fatta in modo tale che esistano delle molecole che hanno dentro di sé l'informazione dell'attività ottica, cioè la non esistenza di un piano speculare che ti permette di dire che quando te ti metti di fronte a un piano c'hai un'altra cosa davanti a te che non sei te, che esiste. Quindi in un contesto generale, visto che l'universo è un frattale, è evidente che se tutto questo noi lo troviamo nel piccolo, cioè nella creazione di molecole così piccole, tornando indietro nel tempo, nella linea ipotetica del tempo, nella timeline, come dicono i PNListi, noi dobbiamo arrivare a un istante in cui qualcosa che era completamente simmetrico si è disimmetrizzato. E questo di qua e quello di là hanno dato origine ai due semi-universi. Uno fatto in un certo modo e l'altro fatto in un altro modo, ma ovviamente uno entropico e l'altro sinentropico, antientropico, ma ovviamente l'uno l'immagine speculare dell'altro. Quando cambia qualcosa qui, cambia qualcosa anche di là, di modo che l'unico elemento di simmetria dell'universo, che è un centro di inversione, per il popolo lo chiameremo piano di simmetria, ma è diverso, piano speculare, è diverso. Facciamo finta che un centro di inversione sia un piano di simmetria, ma è diverso. Ma ci assomiglia, l'unico elemento di simmetria di tutto il sistema è questo, che contiene tutte le informazioni necessarie per fare tutto il resto. Ecco, dietro il concetto di attività ottica c'è la natura dell'universo. Sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi, in qualche modo, abbiamo dovuto nella storia trovare il sistema, tra virgolette, di superare Dio, se Dio esistesse, perché abbiamo avuto la necessità di costruire, di fare, di sintetizzare, di separare molecole otticamente attive, perché sono farmaci. Non solo sono farmaci, ma servono anche nel mondo dei materiali. E come cavolo abbiamo fatto, visto che non era possibile? La storia della chimica è piena di queste cose meravigliose. Beh, che però andrebbero capite, conosciute, studiate. Qualcuno ve le deve dire. In realtà tutto è partito dall'aldeide glicerica, che scriverò così per il momento. Questa è l'aldeide glicerica, se volete vi scrivo anche qui per benino. Questa molecola qua, l'aldeide glicerica, ha dato origine poi a tutta la serie di glucosidi, tra cui il glucosio, che noi possiamo in qualche modo metabolizzare. E sono glucosidi che hanno nella struttura tetraedrica, perché questo signore viene in qua, questo signore viene in qua, questo qui viene davanti e in realtà questo va indietro. Lo scrivo così. Vedete che è diventato un tetraedro? Benissimo. Questo tetraedro ha una sua immagine speculare, la posso scrivere anche qua. Sotto c'è il CH2OH. Di qua c'è l'OH, di qua c'è l'H e di qua c'è il CHO.
vi posso assicurare, vedete, questo è un atomo di carbonio legato a quattro cose diverse, bene, ha un piano di simmetria? No, perché non ha nessun elemento di simmetria, quindi sono sicuro che la sua immagine speculare non è sovrapponibile a se stessa. Questa è quella che viene identificata dagli antichi chimici, che chiamavano tutto ciò che deriva da questa molecola della serie D, tutto quello che deriva da questa molecola della serie L. Destrus levus, questo li avevano fatti gli antichi, gli essendo europei conoscevano il latino e quindi non si sono fatti fregare da rectus e sinister. Era la vecchia nomenclatura, quindi il glucosio che noi mangiamo è della serie D, cioè il glucosio, che è una molecola più complicata, guarda un po' come è fatto, CH2OH, OH, 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 questo pezzettino qui ha la stessa geometria di questo qui che vi ho segnato destro, l'OH a destra si segna, non c'entra niente che questo, siccome l'ho segnato a destra, sia così, sia più. Non c'entra niente. Sapere che è positivo o sapere che è negativo è come andare a leggere il punto di ebollizione di una molecola. Te la metti in un Kaiser, la scaldi e vedi quando bolle che punto di ebollizione c'ha. Cioè il segno più o meno del potere ottico rotatorio è una qualità sperimentale. La struttura è una roba ai raggi X, te la fai ai raggi X, lo vedi che è fatto così, che lo H di qua, ma non è detto che tutte le molecole che abbiano un OH di qua girino il piano luce polarizzato a destra, non c'entra niente. È otticamente attiva? Sì. Ha l'OH di qua? Sì. È della serie D, che è un nome, perché questa è l'aldeide glicerica D, questa è l'aldeide glicerica L, sapete? Due gusti, due baci, diceva la reclame. Cioè te hai due cose che devono essere chiamate con due nomi diversi. La differenziazione nella nomenclatura è fondamentale. Il glucosio è il D-glucosio. Perché esiste anche un L-glucosio che questo H ce l'ha da quest'altra parte. Per chi guarda. Allora, sì, bisogna usare questi strani linguaggi, no? Che devono tornare, anche se questo è già vecchio, no? Questa reclame, beh, è già per voi, se eravate appena nati, io a volte mi trovo a fare degli esempi, no? Vi ricordate quel film con Charles Bronson che faceva questo? Charles Bronson, dice, chi cazzo è Charles Bronson? Ma ai miei tempi c'era Charles Bronson. Ma questo accade perché sostanzialmente voi avete sempre la stessa età, ogni anno, cioè avete la stessa età. Io ogni anno ho un anno in più, ma non me ne rendo conto perché mi specchio con persone che hanno la stessa età. Per dire. Allora, questa molecola qua, ora vi racconto la storia di questa molecola. Vi racconto la storia di questa molecola. Questa molecola è stata separata dal suo enantiomero a mano. A mano. E come è stato possibile? Beh, lo scienziato, di cui non vi dirò chi è, chi non è, tanto è un premio Nobel, ma quando farete la chimica degli glucosidi, cioè mai, qualcuno vi dirà, è stato lui, aveva notato che questo mucchietto di gliceraldeide, che sono dei cristalli, veniva, la chimica estrattiva era quella che c'era una volta, no, di sintesi, estraevi questa roba dalle piante. Lui aveva estratto la gliceraldeide, che ovviamente era in miscela alla cera. Si era accorto un giorno che alcuni cristalli sembravano l'immagine speculare l'una dell'altra. Allora cosa fece? Siccome Dio interviene sempre su queste cose, dette questo mucchietto di cristalli ad un gruppo di suorine, le quali, munite di pinzette, a occhio, cercarono di separare i cristalli che sembravano fatti in un modo dai cristalli che sembravano fatti in un altro, e solo la suorina lo poteva fare. Non perché fosse, in qualche modo, non sapesse che cosa fare nella vita, ma perché era ispirata da Dio.
due mucchietti, una a destra e una a sinistra, prende il primo mucchietto, lo scioglie nell'acqua, lo mette in quella macchina, il polarimetro, che serve per guardare il potere ottico rotatorio, e legge più qualcosa. Prende l'altro mucchietto, lo mette nel polarimetro e legge meno la stessa qualcosa. Era riuscito a separare le due situazioni. Ma come cavolo era riuscito? Non si possono separare queste due cose. Come mai i cristalli in qualche modo avevano preso una forma di un certo tipo e un'altra forma, quasi l'immagine speculare l'una dell'altra, e potevano essere otticamente intercettate? Un miracolo. Era stato Dio che aveva suggerito alle suorine quale mano, quale cosa prendere, no? Quando ti ammazzi uno, gli dai una coltellata, non è mica te, non sei stato te, è stato Allah. Questo è il braccio di Allah. Allah voleva che io non lo ammazzassi? No, quindi io l'ho ammazzato. Ma io sono solamente un portatore della volontà di Allah. A cosa serve Dio? A fare in modo che te ti devi scaricare di tutte le tue responsabilità. Quando te capisci che sei Dio, ti tocca ad eliminare gli dèi, ma a prenderti su di te la responsabilità che sei te il responsabile di tutto quello che fai. È per questo che ci sono tanti religiosi in giro. Ora, guardate un po' come funziona. Un miracolo. A questo signore gli daranno il premio Nobel per questa cosa. E non sarà su un miracolo, perché c'è un altro miracolo nel miracolo, perché a lui gli danno il premio Nobel, a questo signore, perché ha fatto due miracoli, mica uno solo, ne ha fatto un altro. Perché guarda, te c'hai, grazie care suorine, però c'hai due mucchietti di roba, uno che gira la luce polarizzata a destra e l'altro che girerà la luce polarizzata a sinistra. Quali dei due è quello che ha lo H a destra? Te non lo sai mica, perché l'abbiamo detto che non c'è nessuna relazione tra il segno del potere ottico rotatorio e la configurazione assoluta. Tenete presente, segno del potere ottico rotatorio, configurazione assoluta, o di o è assoluta. Non c'erano i raggi X, ancora non l'avevano inventati. Questo scienziato ha una possibilità. C'ha due boccettine in cui deve mettere dentro i due gruppi di cristalli, ce l'ha messi dentro, e c'ha due etichette autoadesive. Su una ci deve scrivere D e sull'altra ci deve scrivere L. Sai che cosa fa il nostro scienziato? Tira la monetina e dice: "Bah, su questa ci scrivo D e su questa ci scrivo L." Consapevole che ci potrà azzeccare al 50%. Consapevole. Dice: "Beh, e ora poi si guarderà, un giorno qualcuno lo saprà, per ora io dico, fidatevi, che questa è la D e questa è la L." Poi un giorno vengono i raggi X. Vengono i raggi X, prendono questa molecola qui e la mettono e controllano se aveva ragione o no. Nel frattempo, mentre te stai lì a controllare se questo signore aveva ragione o no, la chimica si era evoluta, si stava evolvendo, e tutte le molecole otticamente attive erano state fatte, perché te non le potevi fare in nessun altro modo, da questa molecola, attraverso delle reazioni chimiche che in qualche modo non distruggessero, oppure lavorassero sul centro chirale in modo coerente. Te avevi una sostanza otticamente attiva, eri partito da una sostanza otticamente attiva, quindi potevi ottenere attraverso delle separazioni, delle sintesi, perché il glucosio è stato fatto per sintesi a partire dalla digliceraldeide, che te avevi otticamente attiva, se no non ce lo facevi, così in questo modo. Quindi tutta la chimica del mondo era stata correlata alla costruzione della digliceraldeide riconosciuta da questo tizio. Nel frattempo c'è quel signore che sta cercando di capire ai raggi X se avevamo avuto ragione oppure no. Ebbene, non solo avevamo fatto il miracolo di separare due cose inseparabili, ma ci avevamo anche avuto culo,
perché questo signore ci aveva preso e quindi non si dovette riscrivere tutti i chemical abstract da capo, che sono pareti. Voi non l'avete conosciuto e non le conoscerete mai, il chemical abstract, ma quando sono entrato in questo dipartimento c'era una serie di stanze coperte, le pareti, da libri verdi che erano i chemical abstract, dove c'era tutta la chimica del mondo che sarebbe stata buttata al macero perché bisognava riscrivere tutta l'attività ottica di tutte le molecole. Questo fu un secondo intervento divino, ovviamente, ma questo signore prese il premio Nobel. Premio Nobel vinto per due miracoli. Che non è male, perché non succede tutti i giorni. La scienza non è questa. Questo è culo. O no? O la scienza è anche culo. Perché no? Ma anche culo. Non solo culo. Allora, questo per dirvi, c'è qualcosa che sull'attività ottica va compreso come queste cose sono state fatte, sono state scoperte. Questa è, non è filosofia della scienza, è storia della scoperta scientifica. Il chimico moderno deve sapere tutte queste cose, non ha nessuna possibilità di fare un percorso di ignoranza, non ha questa possibilità. Perché all'interno di questa cosa c'è la struttura della vita, poi, cioè come sei fatto te. Beh, noi non faremo queste cose perché queste cose, queste molecole qui si studiano in corsi diversi. Non so se voi avrete la possibilità di arrivare qui, ma dovete capire che quello che c'è scritto sul libro, allora la D-gliceraldeide, la L-gliceraldeide, sì, sono state scoperte per caso. Con una certa idea di come dovevano essere fatte le cose, ma per caso. Quindi, tutte le volte che noi dobbiamo separare un composto otticamente attivo, abbiamo dovuto, sulla base di queste osservazioni, costruirci mentalmente un trucco per ottenere una separazione, che poi vi dirò come si fa. Noi siamo oggi in grado di separare composti otticamente attivi. La forma R dalla forma S, la forma D dalla forma L, con un trucco, non andando contro il secondo principio della termodinamica, sostanzialmente. E fin qua ci siamo. Qui dobbiamo svelare un altro tremendo segreto. Il fenomeno dell'attività ottica, come si misura? Allora, vi faccio vedere l'apparecchio. L'apparecchio è il seguente. Ovviamente c'ho un occhio umano che guarda in una certa direzione. In questa direzione c'ho una lente polarizzata, polaroid. Qui ho una vaschetta che contiene dentro il mio prodotto con il tappino. Qui dentro c'è la soluzione. Qui ho un'altra lente polarizzata e qui ho la mia sorgente luminosa, la candela. In realtà vedremo che poi non è una candela. Allora che cosa succede? Arriva la luce e passa attraverso questo primo polarizzatore. Il polarizzatore polarizza linearmente questa luce, che la luce sapete che è un campo elettromagnetico, quindi il campo elettromagnetico ha il vettore B e il vettore E a 90 gradi tra di loro per definizione, perché sostanzialmente ci piace scrivere le cose così e perché sappiamo fare bene il seno di 90 gradi, perché si potrebbe anche decidere di fare in un altro modo. Comunque diciamo che è così. Ma un punto luminoso, il piano della luce polarizzata, vibra in tutte le posizioni. Quindi, quando sul libro c'è scritto il polarimetro e la sostanza otticamente attiva deviano, non deviano, deviano il piano della luce polarizzata, c'è scritta una cazzata. Perché è vero che deviano il piano della luce polarizzata,
Ma te usi la luce polarizzata perché sennò non ti accorgeresti di niente. Perché tutto questo casino girato rimane un grande casino. Invece, se te hai solo un piano su cui la luce polarizzata agisce, quando passa questo piano attraverso la soluzione otticamente attiva, interagisce con la soluzione otticamente attiva e dall'altra parte esce girato. Te ne rendi conto solo, te ne rendi conto, CAD 3D, vedi? Te ne rendi conto solo se usi il piano della luce polarizzata. Allora sul libro non ci dovrebbe essere scritto come c'è scritto. Tutta la luce viene girata, deviata, interagisce con la mia sostanza otticamente attiva, ma io uso la luce polarizzata se no non me ne accorgo. Morale della favola, sul libro c'è scritto, viene ruotato il piano della luce polarizzata. No, viene ruotato tutta la luce, però se non usi la luce polarizzata non te ne accorgi. Primo concetto fondamentale. Benissimo. Quindi di qua la luce polarizzata gira solamente questa passa. Qui dentro succede qualcosa. Qua la luce esce con una inclinazione differente. Qui per esempio era 0 gradi, qui esce, che ne so, a 90. Ok? Il piano luce polarizzata. Il mio polarizzatore qua, io lo devo ruotare sul suo asse in modo tale che a un certo punto passi la luce, perché io lo devo mettere in fase in qualche modo con questo piano, perché se no non mi passa niente. Quando a un certo punto comincia a vedersi la luce che entra, io leggo di quanto ho dovuto girare questa rotellina, di quanti gradi, e così posso, sapendo che questo è fisso, ed era all'inizio 0, qui è fisso. Questo lo posso ruotare, l'ho ruotato di 90 gradi, questi due erano in fase tra di loro, vedo la sfasatura del piano della luce polarizzata. La leggo e dico, la mia sostanza A ha un potere ottico rotatorio letto, che io ho letto, ed è di 90 gradi. 90 gradi io l'ho letto alla lunghezza del sodio, D, della lampada del sodio, 580 passa nanometri, è precisa comunque, e a una certa temperatura. Quindi lo devo scrivere, temperatura, lunghezza d'onda. Perché chiunque faccia la stessa misura in un'altra parte dell'universo dovrà fare la stessa misura, nello stesso modo, sapendo che questa ha una lunghezza L precisa, perché se la lunghezza cambia, cambia anche il numero di molecole che il raggio di luce incontra passando in questo tubo e quindi girerà di più, cioè girerà diversamente. Quindi il potere ottico rotatorio in realtà viene convertito in un potere ottico rotatorio massimo assoluto, che dipende sempre dalla lampada del sodio, quindi come lunghezza d'onda, dalla temperatura, che è uguale al potere ottico rotatorio letto, ma diviso sostanzialmente la lunghezza del tubo moltiplicata la densità. La densità, certo, il numero di molecole che ci sono nell'unità di spazio. La densità, te puoi scriverla anche così se vuoi, potere ottico rotatorio, L, concentrazione per 100 millilitri. Cioè la densità è grammi fratto volume. Benissimo, allora ci ho messo grammi fratto 100 millilitri, no? Questa è una misura della concentrazione, grammi fratto 100 millilitri. Ma si usa per convenzione, te basta che usi le stesse, ti metti nelle stesse condizioni in tutte le parti del mondo per dire ho fatto il punto di ebollizione di quella sostanza, l'ho fatto alla temperatura, voi non lo fate mai, ma sono a livello del mare, sono a livello del mare e correggo il mio punto di ebollizione con il punto di ebollizione corretto con la pressione atmosferica. Così faccio questa misura nelle stesse condizioni in cui la farà un altro, perché così solo sarà uguale. Benissimo. Perché uso questa cosa? Uso questa cosa perché di solito, sovente,
i composti non sono liquidi e quindi ho bisogno di dissolverli, solubilizzarli in un solvente, ed è per questo che deve usare non la densità ma grammi su millilitro, perché se no non sarei in grado ancora con le tecniche di oggi di far passare dei fotoni attraverso un solido. Non si vedrebbe niente, il coefficiente di estinzione dall'altra parte della luce non passa. Bene. Potere ottico rotatorio letto, potere ottico rotatorio specifico. Specifico si chiama, tra parentesi quadrate, perché è specifico per queste condizioni, a questa lunghezza d'onda e a questa temperatura. Esiste un potere ottico rotatorio specifico massimo assoluto. Che cosa vuol dire? Guardate, queste parole hanno importanza. Potere ottico rotatorio alfa, specifico, parentesi quadre, massimo assoluto. Massimo assoluto, ma che vuol dire? Ammettiamo l'importanza del potere ottico rotatorio. È un'importanza fondamentale perché ti dice quanto una molecola sia pura o no, una molecola otticamente attiva sia pura o no. Io ho questa molecola qua, questa è otticamente attiva, l'ho separata, ne misuro il potere ottico rotatorio, mi gira 10. 10 più 10. Se io faccio per sintesi questa molecola e trovo che gira più 9, c'è una sola ragione, che dentro c'è un pochino del suo enantiomero che mi abbassa e mi compensa il potere ottico rotatorio. Quindi 10 è il potere ottico rotatorio massimo assoluto. Di più non si può, perché la purezza è del 100%, purezza ottica. Quando lui è invaso in soluzione da molecole del suo controaltare, della sua immagine speculare, queste girano un potere ottico rotatorio inferiore. Quindi abbasseranno il potere ottico rotatorio di quella quantità che comunque in proporzione mi segnala la presenza dell'enantiomero. Quindi una soluzione in cui ho il 50% di signor A e il 50% del signor B, del signor D e del signor L, nel caso della gliceraldeide, mi gira 0. Potere ottico rotatorio mi gira 0. Tra 0 e il potere ottico rotatorio massimo assoluto, te con una semplice proporzione ti puoi calcolare quanto dell'altro enantiomero c'hai e definisci la percentuale di purezza ottica della tua miscela racema, che non è racema, ma è racema solo in parte. Bene. Chi me lo dice a me che io ho della mia sostanza A il potere ottico rotatorio massimo, che quello lo so, ma che il mio potere ottico rotatorio massimo sia anche quello assoluto, cioè che non ci sia nessun'altra traccia dell'enantiomero dentro? Chi me lo dice a me? Nessuno. Perché? Perché io potrei avere una piccolissima quantità del controaltare, della sua immagine speculare, una piccolissima quantità che per ora è stato impossibile a tutti togliere. È impossibile detectarla con gli apparati che noi abbiamo, che sono sostanzialmente le cromatografie, gas o liquid cromatography, high pressure liquid cromatography, sono tecniche sofisticate che ti fanno vedere come stanno le cose in miscela, e se te vedi che c'hai un picco solo potresti pensare che hai un prodotto solo. Però se te c'hai un picco grande grande e sotto un picco piccolo che ti va sotto la percentuale di rumore di fondo, te non lo vedi. Rapporto segnale rumore di fondo è fondamentale in questo contesto, te non lo vedi. E può essere importante perché, come è successo nel caso della nimesulide, la nimesulide aveva come farmaco venduto sul mercato proprio questo problema. C'era una piccolissima quantità del enantiomero contrario, che era un potente veleno, e quindi tutte le
mamme che prendevano questo incinte, che prendevano questo farmaco, il loro figlio veniva scaricato nell'ambiente, cioè veniva espulso. Sostanzialmente non portavano a termine il parto, diciamo così, in modo corretto. In modo corretto, in modo corretto. E non si vedeva, e non si vedeva. Quindi noi ammettiamo molte volte di avere un potere ottico rotatorio specifico massimo, assoluto, ma in quell'assoluto ci deve essere tutta l'indeterminazione dei metodi che noi conosciamo e che abbiamo utilizzato. Ancora una volta, metodo galileiano sì, ma ti devo dire dove c'è il limite, perché se no te poi prendi delle cantonate, delle grosse cantonate. Bisogna tenere presente che una molecola può avere un potere ottico rotatorio di 100 gradi in condizioni diluitissime, cioè girare tantissimo il piano della luce polarizzata. Girare tantissimo. Questo che cosa prevede? Prevede che se io ho due molecole otticamente attive di natura diversa, una che al 100% gira 10 gradi e una la cui impurezza gira 100, l'impurezza minima che te non vedi ti sfalsa totalmente il potere ottico rotatorio di un prodotto che te pensavi di avere puro e che probabilmente avrai puro anche al 99,99,9%, ma quella 0,001% ha un potere ottico rotatorio talmente alto che ti sfalsa tutta la misura del tuo potere ottico rotatorio e in cromatografia non vedi nessuna impurezza. Ecco. Tutte queste cose qui che io vi dico, cercate di ricordarvele. Questo una volta si chiamava centro delle macromolecole stereordinate otticamente attive. Si lavorava su composti otticamente attivi. La gente ora non sa più neanche che cos'è l'attività ottica qui dentro. E quindi pubblica dei dati sovente un po' a cazzo. C'è un problema qua. Oggi diciamo che sì. L'attività ottica è piena di problemi, però prima o poi verranno risolti. Il problema, e devo dirvi che noi stiamo parlando solo dell'aspetto fisico, dell'aspetto reale. Ancora non abbiamo neanche toccato, se non minimamente, la struttura per farvi vedere come questa influisce sull'attività ottica, come fare composti otticamente attivi, come separarli, come convenzionalmente chiamarli. Quindi stiamo ancora generalizzando tutto il problema dell'attività ottica. Il problema è qua, è qui dentro. Prego. Ma quindi il potere ottico rotatorio assoluto non esiste se c'è sempre. Non è possibile rispondere a questa domanda. Esiste il potere ottico rotatorio massimo assoluto. Esiste, ma noi non avremo mai la certezza che quello che noi indichiamo come tale lo sia. Questo deve essere compreso perfettamente perché tu scrivi un lavoro di chimica, hai identificato un prodotto, il tuo prodotto gira 110 gradi, lo vai a pubblicare in letteratura e scopri che un altro, il Riferi della rivista, ha fatto lo stesso prodotto 10 anni prima, ma ha avuto un potere ottico rotatorio massimo assoluto di 109 gradi. Lui non vuole sputtanarsi e ti dice che il tuo lavoro è sbagliato. Invece il tuo lavoro ha la probabilità di essere corretto solo perché sono passati 10 anni, sono migliorati i metodi e te hai ottenuto un potere ottico rotatorio massimo più assoluto di quello che aveva ottenuto lui 10 anni prima. Quindi, chi si ovviamente, cosa vuol dire questo? Tutta l'attività farmacologica, tutto il potere ottico rotatorio, tutte le attività biologiche di quel composto lì vengono ampliate, amplificate perché il prodotto è più puro. Quindi sempre cum grano salis prendere questa cosa. Voi non vi dovete però preoccupare di questa cosa perché questo è una limitazione della scienza. La scienza ha delle limitazioni. Voi dovete tenere presente sempre, non so, voi, sì, avete sentito sicuramente parlare del principio di indeterminazione di Heisenberg. Bene. Forse molti di voi non hanno sentito parlare del teorema di Gödel. Il teorema di Gödel, che ovviamente dopo aver espresso quei due corollari del suo teorema, ha deciso bene di suicidarsi,
pensate quindi, povero Gödel, che cosa gli è costato questo teorema. Gödel sostanzialmente, in parole povere, dice, è un matematico lui, è un matematico. Gödel dice, noi all'interno di questo sistema, che è l'universo, possiamo descrivere all'interno il sistema con tutte le leggi, tutte le regole che vogliamo. Ammettiamo di aver scritto 20 equazioni, 100, un milione di equazioni. Noi non, primo corollario, non sappiamo in toto, non possiamo sapere se le equazioni sono tutte giuste o tutte sbagliate. Non lo possiamo sapere. Secondo corollario, se tutte le equazioni sono giuste, ce n'è almeno una, ma non potremo mai sapere qual è, che è sbagliata. Cioè, il teorema di Gödel prende la matematica, gli dà un calcio nel culo e dice da oggi non servi più. Cioè, o meglio, in modo più, forse meglio espresso, non ti fidare, non ti fidare. Quindi pensate alla fisica distrutta e demolita da Heisenberg e la matematica demolita da Gödel, noi su questa banalità non ci preoccupiamo tanto perché comunque noi siamo consapevoli della nostra attuale incapacità di andare oltre una certa misura, ma ne siamo consapevoli. Questa è la differenza che c'è tra uno scienziato e uno che viene qui a lavorare. È questa la differenza fondamentale. Avere la consapevolezza di chi sei, sempre. Il problema è analogo, Huxley, il problema ce l'abbiamo qui dentro. Allora, voi leggete il libro, dopo che io vi ho raccontato tutte queste belle cose, andate sul libro e scoprite che sul libro non c'è scritto niente di tutto questo. Va tutto bene, è tutto perfetto, eccezionale, magnifico, meraviglioso. Te prendi un fisico, magari alcuni, il vostro babbo fa il fisico, no? Prendi un fisico e te gli dici, senti babbo, te che sei un fisico, questo è un pennarello, me lo disegni un fotone. E il babbo cade nel panico più totale. O si incazza e vi manda a fare in culo. Che se i fisici fanno così, di solito. Perché da alcuni documenti che io lessi tantissimi anni fa, le persone che erano non in grado di comunicare con gli altri erano i fisici, i matematici e i chimici, che sceglievano fisica, chimica e matematica proprio perché così, non avendo la capacità di discutere con gli altri perché avevano paura di avere torto, facendo una materia così difficile avrebbero potuto parlare solo di quella materia per tutta la vita e avevano l'opportunità che nessuno per paura li avrebbe in qualche modo contrariati. Questo è il problema. Per questo si vede che il fisico, il matematico e il chimico sono soggetti sostanzialmente tra virgolette anaffettivi con il resto del mondo, perché sostanzialmente sono persone che hanno paura di se stesse. Quindi mi immagino che il fisico risponda sempre in un modo piuttosto cattivo. Non so disegnare un fotone. Perché? Perché non so come è fatto un fotone. Perché? Perché nessuno me l'ha detto. Perché? Perché la simmetria del fotone, perché il fotone è un oggetto simmetrico, o no? Perché se non lo so disegnare, come faccio io a stabilire la correlazione che c'è tra una sostanza non simmetrica e la luce? Ma perché la luce, se è simmetrica, perché il fotone, se è simmetrico, interagisce con una cosa non simmetrica e dà origine a una ulteriore asimmetria? Non si può. Il fotone o è asimmetrico o disimmetrico, non lo so, o ha degli elementi di disimmetria, oppure passa attraverso una sostanza otticamente attiva e la lascia così com'è. Ma guarda cosa succede. Io ho la luce incasinata il più possibile. Prendo un polarizzatore, butto via tutto quello che c'è, passa solamente un po' di fotoni che sono polarizzati in questo modo. Ci metto un altro polarizzatore, passa la luce giustamente polarizzata solo in questo modo. C'è un piccolo problema. Passa la metà della luce, metà dei fotoni si fermano o non si sa dove vanno. Tutte le volte che metto un altro polarizzatore passa solo metà. Ma scusa, ma se questi fotoni erano già stati polarizzati dovevano passare tutti, e gli altri fotoni che fine hanno fatto? E perché metà? E quando arriviamo in fondo che passano due fotoni passa, ne passa uno, e quando metto un altro polarizzatore non passa.
Come un fotone solo non passa, ne passano solo due. C'è un problema. Porca puttana. Fisico. Te lo spiego io, non ti preoccupare. Perché guarda, cioè, il fisico c'ha questa ganzata. Che lui, tutte le volte che gli conviene, i fotoni sono onde. Tutte le volte che gli conviene, sono particelle. E così se la cava. Però arriva in fondo che la piglia a quel posto. Perché? Sì, certo, la luce è la sovrapposizione di due stati quantici, uno a 90 gradi dall'altro, campo elettrico e X, campo elettrico e Y, faccio per dire, no? Quindi questi due campi elettrici ne passa solamente metà, perché il gruppo di fotoni è la sovrapposizione d'onda di due, si può descrivere così matematicamente, quindi arrivi in fondo che ecco perché ne passa sempre metà. Strano. Ma allora quando arriviamo all'ultimo fotone, non è la sovrapposizione di due. Cioè, o meglio, te puoi scrivere tutto, che quello che ti pare, ma il fotone mica che si strappa in due, il fotone è uno solo. O passa o non passa. Come mai c'è questo problema? Vi ricordo che questa cosa che i fisici scrivono non ha molto significato, perché le due energie, E con X ed E con Y, sono tra di loro non commutabili. Sapete cosa vuol dire? Come i due orbitali di non legame, uno a 90 gradi dall'altro, non sono sovrapponibili. Quindi le energie dell'orbitale PX e le energie dell'orbitale PY non possono scambiarsi tra di loro. Questo vuol dire che non c'è nessuna commutabilità, quindi te non puoi trasformarmi un campo elettromagnetico in due campi elettromagnetici a 90 gradi l'uno tra l'altro. Non si può, trovami un'altra spiegazione. Punto numero uno. Siccome io dico, ma questa roba qui a qualcuno bisognerà, cioè mi pongo questa domanda, vado in letteratura e cerco una risoluzione, una risposta. Possibile che nessun fisico ci abbia pensato. E invece il fisico ci ha pensato. Alcuni hanno fatto delle prove e il risultato finale, in questo articolo, per esempio, che è del 2000, pagina 60, da pagina 70 a pagina 74, del Chemical Physical Letters, quest'altro qui, che è un pochino più giovane, mi sembra, e che è di questa rivista qua, che è Topics in Quantum Electronics Superconductors. Perché sennò uno dice che se le inventa le cose. C'è una frase in cui fanno questi esperimenti e la conclusione è: sarà meglio che la fisica quantistica riveda un po' i suoi punti di partenza, perché non torna una mazza. C'è scritto qua. Allora, che cosa succede? Succede che se te non credi che il fotone sia non simmetrico, non te la cavi. Devi capire come è fatto il fotone. Per capire come è fatto il fotone lo devi saper scrivere. Tutta la fisica parla della luce. E nessuno sa descrivere un fotone. E nessuno sa se questo è simmetrico o antisimmetrico. Anzi, ti dicono che l'antifotone non esiste perché il fotone e l'antifotone sono lo stesso oggetto. Ma come? Se abbiamo visto che l'universo prima si divide in due, tutti gli oggetti si dividono in due, tutte le cose si dividono in due, di qua c'è l'energia e di qua c'è l'antienergia. L'antienergia con, se esiste l'antifotone è un oggetto che va indietro nel tempo. Ovviamente. Allora questo vuol dire che il fotone è fatto di un equilibrio di risonanza tra fotone e antifotone, fotone e antifotone, fotone e antifotone. Tu non vedi niente, vedi solamente l'ibrido di risonanza, cioè colui che non ha massa e antimassa, ma non ha massa zero, che non ha massa e te ne vedi, solo per problemi di elicità, metà della vita, metà dell'universo, un mezzo HNI, l'altro mezzo HNI non lo vedi. E allora quando quella parte di fotone non simmetrica reagisce con questa cosa, siccome lui non è simmetrico, reagisce con una cosa non simmetrica dando un qualcosa di non simmetrico. Perché se il fotone fosse totalmente simmetrico è col cazzo che il piano della luce polarizzata si devia. Tutto ciò sul libro non c'è scritto. Invece è una cosa importante, magari non è così. Però vedete come c'è una limitazione fondamentale.
quando il libro in generale non dice una cosa, ci glissa sopra, tu scopri che chi ha scritto il libro, uno, non la sa, due, non si è mai posto il problema, tre, dice sì, qui si va nel casino, io non mi posso mica mettere qui a scrivere, ma veramente qui è tutto l'incertezza, perché fondamentalmente io sono uno scienziato, scienziato vuol dire un esponente di quella chiesa che si chiama scienza, che quindi non sbaglia mai, e quindi ovviamente non devo dire nulla. Funziona così. Se voi siete gli scienziati del futuro, sarete gli scienziati del futuro, questa è la forma mentis che voi dovete assumere nel comprendere che tutte quelle cose che fate avranno sicuramente un errore che farete, e l'errore che farete è legato sperimentalmente al vostro grado di consapevolezza. Più siete consapevoli e più siete evidentemente consapevoli anche degli errori che fate. Ma più siete consapevoli e meno l'errore sarà grande. Questo è un concetto fondamentale che lega l'essere umano all'entropia. E su questo non ci sono problemi. Detto tutto questo, il fenomeno dell'attività ottica è quindi un fenomeno di estrema importanza. Non ci si può dire, esiste l'attività ottica, le molecole otticamente attive sono queste. No, quello c'è scritto sul libro. Ma la realtà è un'altra, la realtà deve venire fuori prima o poi. Siccome in questo istante, questo è il vostro unico momento in cui qualcuno vi parlerà dell'attività ottica, in questi termini, cercate di fare mente locale, perché poi quando vi riparleranno dell'attività ottica, a secondo di quello che vi dicono, gli potete ridere nel muso. Allora, rientriamo nell'ambito della chimica. Questo coso qua, scriviamolo. Idrogeno, cloro, bromo e iodio. Questa molecola qua è sicuramente otticamente attiva. Questa formula, questo modo di scrivere questa molecola qua, è quella che ha Emil Fischer, che era quello di prima del premio Nobel che si separava la digliceraldeide, tutte le cose, lui intende un fiorellino che voi avete in mano, un fiorellino con tre petali, e tenete per il gambo dove c'è l'idrogeno. Attenzione, o fate così o sbagliate tutto. Quando noi abbiamo un atomo di carbonio legato a quattro cose diverse, che è in qualche modo otticamente attivo perché non ha elementi di simmetria e quindi non ha neanche un piano di simmetria, dovete mettere il gruppo più piccolo, sovente l'idrogeno, il gruppo più piccolo, non sempre l'idrogeno, il gruppo più piccolo, in verticale in mano, tenete questo fiorellino così. E questi tre petali, questa è uguale a questa, sono la rappresentazione di questo signore. Faccio l'immagine speculare. Allora, l'idrogeno è sempre in basso, il bromo andrà qua, qua e qua. Qui si specchia il cloro con il cloro e lo iodio è dietro. Questo signore, che è la sua immagine speculare, quindi sarà cloro, iodio e bromo. Da questa analisi vedete come nella formula di questo tipo le cose che sono a croce così in realtà vengono solo in avanti, non vanno indietro. Se le mettete indietro non vi tornerà più nulla fra un secondo. Vengono in avanti. Il terzo, quello che io scrivo in alto, in realtà va indietro. Bene, dobbiamo verificare. Queste molecole hanno sicuramente un potere ottico rotatorio, cioè un valore di alfa, più 10, meno 20, non lo so, lo dobbiamo vedere mettendolo nel tubo polarimetrico, che è un tubo di vetro, ovviamente. Però, come lo definisco io quando li devo chiamare? Se ho preso il cloro, bromo, iodio, metano A o il cloro, iodio, bromo, metano B? Bisogna dare un'assegnazione a questi composti per sapere se sono R o S, cioè rectus o purtroppo sinister.
dove R e S sono due regole, non sono, non sono correlate col segno del potere ottico rotatorio. Noi abbiamo un valore del potere ottico rotatorio, che ne so, 20, più qua e qua, fai conto, meno 20. Questo è il valore del potere ottico rotatorio. Questo è il segno del potere ottico rotatorio e R o S si chiama configurazione assoluta, cioè io so esattamente correlare il segno del potere ottico rotatorio a come sono messi i gruppi collegati nello spazio sul carbonio. Il segno del potere ottico rotatorio si ottengono con delle regole di tre signori che si chiamavano Kahn, Ingold e Prelog. Kahn, Ingold e Prelog hanno costruito delle regole, che sono regole, non c'è niente a che fare quindi con più 20, meno 20, sono regole, che si fa però, si decide così, tra lo iodio, il bromo e il cloro chi conta di più, chi pesa di più, è lo iodio. Il bromo verrà numero 2 e questo numero 3, quindi girando in questo modo, questo gira in senso orario, rectus. Di qua ci avrò il cloro, scusate, lo iodio, il bromo e il cloro, che per ovvia ragione, guarda caso, questo gira S. Per forza, meno male, meno male. Le regole di sequenza per cui io ho dato questi numeri sono le regole di Kahn, Ingold e Prelog. Su cosa si basano? Si basano su, ovviamente sul numero atomico. No? Lo iodio pesa di più, il bromo pesa di meno, il cloro pesa di meno. E l'oggetto più, il cloro pesa di meno, e l'oggetto più piccolo lo tengo praticamente in mano e faccio girare questo fiorellino, come questo fiorellino, come se ci fosse un asse in cui io, che sono l'osservatore, guardo se devo girare in questo senso o in quest'altro senso i petali del fiorellino, guardandolo dall'alto e tenendo il fiorellino in mano così. I tre petali ce l'avrò davanti a me. Funziona in questo modo. Perché il problema del numero atomico è legato al fatto che devo tenere comunque presente il problema degli isotopi, perché il deuterio, se no, non so come classificarlo. Allora, se io, il deuterio è diverso dall'idrogeno. Guardate, il deuterio come è fatto? È un atomo di idrogeno che ha un elettrone, un protone e un neutrone in più. Quindi quel neutrone mi fa la differenza e mi dice che il deuterio è più pesante, precede l'idrogeno. Bene, ci sono quindi tutta una serie di regole di sequenza che, mano a mano che la chimica si è complicata, anche le regole che sono state pubblicate si sono complicate. Ok? Benissimo. Queste regole che si sono complicate le potete trovare sui libri di stereochimica. Noi al limite facciamo tre regolette, quattro regolette, che sono quelle importanti e che vi serviranno in qualche modo per cavarvela nella nomenclatura. Sostanzialmente però sono regole, quindi non c'è nessuna relazione tra il segno del potere ottico rotatorio e la configurazione assoluta, perché il segno del potere ottico rotatorio lo vedi in laboratorio, lo misuri. ROS è una serie di convenzioni che noi abbiamo fatto per poter dare un nome alle molecole otticamente attive. E a questo punto ci fermiamo e continuiamo la prossima volta.